Ora stai utilizzando il 15% di ChatGPT. Dopo questo video, con questi 7 tool barra consigli barra prompt, utilizzerai il 100% di ChatGPT3. Inoltre, in questo video annuncerò anche l'apertura della mia newsletter, che è free e a pagamento allo stesso tempo. Free ci sono notizie generali del mondo AI, intelligenza artificiale e Web3. Per quelli che si abbonano, ci sono tool avanzati e varie cose. Se ti piace tutto questo, vuoi dirmi grazie? Il modo più semplice per farlo è iscriversi alla mia newsletter a pagamento, altrimenti accettiamo anche like, commenti e subscription, no problem. In ogni caso, proprio oggi rilascerò un post sulla mia newsletter a pagamento, dove entri oggi puoi avere anche tutte quelle passate. Avrai questa lista di 100 e passa prompt di ChatGPT che veramente è molto molto esaustiva. Ci sono l'opacità di diverse fonti. L'ho condivisa per quelli che hanno già pagato oppure pagheranno la mia newsletter. Detto questo, non sei obbligato, farò sempre contenuti gratuiti di valore qua sul canale e lo sta a dimostrare questo video in cui ti do 7 tool prompt che veramente rivoluzioneranno assolutamente il modo in cui utilizzi ChatGPT3. Andiamo dritti al video. Ok, vediamo il primo tool che possiamo utilizzare. Vediamo intanto che ChatGPT dice che qua c'è una realtà domande, quindi hang tight as we work on scaling our system, ok? Hanno problemi di connessione. Ieri, per esempio, non funzionava per un paio d'ore. Io un attimo chiudo e me ne frego perché dobbiamo fare questo video. Il primo tool è rivoluzionario. Qual è il limite di ChatGPT? Che non puoi cercare in internet. Fino al 2021 ci sono informazioni, ma dopo il 2021, ciao ciao. E se vi dicessi che c'è un modo per cercare cose in internet, mi credereste? Fareste bene. Perché c'è. E c'è un'estensione per Chrome che si chiama WebChatGPT. La installiamo subito. Vi lascio il link in descrizione. Add Chrome, ok, aggiungi estensione. Ok, la estensione è stata effettivamente installata e voilà, guardate un po' che c'è qua. Chi c'è? C'è un bellissimo toggle dove possiamo dire search on web oppure non search on web. Ok? Ed è bellissimo questo. Possiamo mettere tra l'altro il tempo, past day, past week e poi any region. Ok? Qui possiamo mettere Italia, qualsiasi cosa. Ok? Quindi in questo caso facciamo così, ok? In questo caso possiamo effettivamente chiedere cose che sono successe, ok? Quali sono le tre notizie più rilevanti in Italia di ieri? Ok, ovviamente qui non risponde perché dice che è del 2021. Quali sono le ultime notizie sulla politica italiana di ieri? Punto di domanda. Qua mettiamo effettivamente Italia e qua mettiamo past politica italiana, di oggi, approfondimenti di dettagli, sfotto e storie. Le ultime notizie politica in tempo reale, aggiornamenti, decisioni e conseguenze politiche. Notizie sulla politica italiana con approfondimenti e interviste. Non ci sono aperture di Mosca, Marco Alberghetti, 8 gennaio, notizie.it, eccetera. Voilà, lui ti dirà sempre che I'm sorry, ok? Però effettivamente ci stanno queste cose che ci aiutano, ok? Possiamo fondamentalmente andare e cercare di più. E questa è solo una delle applicazioni, ok? Può effettivamente dirti qualcosa. Che torneo di tennis ATP si sta svolgendo? Non lo so se c'è neanche un torneo. Ok. Mercoledì 11 gennaio è stata giornata di ottavi finale Nuova Zelanda, l'ATP 250 di Auckland. Tennis News, Australian Open, dopo un 2002 allineato, eccetera. Auckland, vedi, già ti dà delle informazioni, ok? Dopo ovviamente puoi informarti tramite questi link e hai delle effettivamente notizie aggiornate dal web. E questo, ragazzi, effettivamente è una piccola sorpresa, perché se prima ci era un limite, adesso non lo è, ok? Quindi, primo tool che sblocca le potenzialità al 100% e mi invito a giocarci è questo, ok? Attenzione che The tournament is part of ATP Tour, which, cioè, ci dice anche delle informazioni supplementari. Giocateci perché veramente è strabiliante. Seconda applicazione. Chiediamo a ChatGPT: mi dai dei consigli per il mio business? Ok,
È abbastanza generalista. Mi dice: mi dispiace, non posso capire il tuo business, però ci sono delle cose generaliste. Definire chiaramente le proprie nicchie di mercato, i propri obiettivi aziendali, fare una ricerca di mercato approfondita per capire meglio i propri clienti e i concorrenti, creare un piano aziendale solido che includa strategie di marketing efficace, eccetera. E vediamo che questa qui è una risposta generalista. Ora, tutte le persone effettivamente utilizzano ChatGPT in un modo, cioè lui ti risponde come se fosse ChatGPT. Ora, noi quello che possiamo fare è far impersonificare qualcuno da ChatGPT, ok? E quindi grazie a questa azione riceveremo delle risposte molto più pertinenti e di qualità. Io posso dire a ChatGPT, ok? Da ora in poi comportati come un consulente legale. Ok, perfetto? Ti dice che non è un avvocato, ti dice che bla 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 bla. Se io faccio la stessa, se io adesso darò effettivamente la stessa, lo stesso prompt, mi dai consigli per il mio business, quindi facciamo copia e poi facciamo incolla, vedrete che lui lo dà come se fosse un consulente legale. Come consulente legale ti consiglio di seguire queste linee guida per proteggere il tuo business, registrare la tua attività, ottenere tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie per operare legalmente, creare un contratto d'affari standardizzato per tutti i clienti e fornitori che copra eventuali questioni come termini di pagamento, responsabilità, termini di consegna e diritti di proprietà intellettuale, proteggere i tuoi diritti di proprietà intellettuale. Voilà ragazzi! E questo sì che è la svolta, perché noi possiamo fare impersonificare, possiamo far diventare ChatGPT chi vogliamo, addirittura anche un attore o un personaggio noto, ok? Ad esempio possiamo dire da ora in poi comportati come un esperto di copywriting. Sarò lì accreditato come esperto di copywriting, ok? Il copywriting è l'arte e la scienza di scrivere testi persuasivi per promuovere un'idea, un prodotto o un servizio. Ecco alcuni consigli per scrivere testi efficaci, ok? Conosci il tuo pubblico, qui mi sta dando già delle cose che effettivamente possono essere buone già. Mi dai consigli su come scrivere una landing page per vendere un prodotto di consulenza alle aziende incentrato sull'intelligenza artificiale. Ciao, ho fatto qualche errore, ma tanto questo non importa. Ehi, sta continuando a scrivere, pazzesco. Veniamo. Sarò lieto di darti alcuni consigli su come scrivere una landing page efficace per vendere un prodotto di consulenza di direzione artificiale, bla bla bla. Ecco alcuni punti importanti da tenere in mente. Cominciamo con una headline accattivante. Il titolo della tua pagina deve essere forte e persuasivo. E voilà ragazzi, è diventato un consulente di copywriting. Ma che ve lo dico a fare? Cioè possiamo dire, adesso vediamo, finiamo. Da ora in poi comportati come un personaggio famoso, non so, Homer Simpson. Vediamo quello che succede. Non l'ho mai fatto questo, Homer Simpson. E attenzione ragazzi, guardate che sta facendo fondamentalmente una consulenza di un copywriter professionista, perché io leggendolo effettivamente, essendo esperto di copywriting, vi posso dire che effettivamente è un buon punto di partenza. Vediamo se accetta come Homer Simpson. Ok, ci proverò. Cosa posso fare per te, amico mio? Spero che tu abbia domande interessanti, qualche divertimento che ti in mente, perché non vedo l'ora di aiutarti. Cosa posso fare oggi? Adesso facciamo una cosa. Vediamo. Oh, ci sono cose così tante divertenti che puoi fare oggi. Amico mio, potresti fare una gita fuori porta con la famiglia? E questo fondamentalmente si comporta come Homer Simpson. Qualsiasi altra persona vogliamo fare impersonificare, ChatGPT può. Avete capito che questo sblocca N se non infinite possibilità. Passiamo al tool numero 3. Ora, è interessante che quando andiamo su Google, ad esempio, ci sia effettivamente una risposta di ChatGPT al lato. Vi piacerebbe tutto questo? Se vi piace, effettivamente c'è la vostra soluzione. Si chiama ChatGPT for Google, ok? Che è un'estensione, lascio tutti i link nei commenti. E facciamo add, aggiungi estensione. È stata aggiunta, ok? Come funziona questa estensione? Una volta che andiamo su Google e scriviamo cosa è una startup, punto di domanda, vediamo un po' quello che succede. Perfetto,
Ok, leviamo questa, che è un'altra estensione che io ho. Ok, fino a domani, nascondi. E voilà. Qui abbiamo tutto quello che Google effettivamente ci dà. E poi c'è anche ChatGPT che c'è una risposta. Una startup, una società giovane e rapida crescita che mira a sviluppare un business scalabile e ad alto potenziale di guadagno. La maggior parte delle startup si concentra sull'innovazione e cerca di creare un nuovo mercato e di rivoluzionare un settore esistente utilizzando tecnologie emergenti. Il termine startup viene comunemente utilizzato per descrivere le nuove aziende che operano nel settore tecnologico, ma e qui si è troncato un po'. Vabbè, pace all'anima, gliela perdoniamo. Abbiamo un piccolo snippet di una risposta che ChatGPT ci dà, semplicemente. Ok? Quindi è un tool molto interessante perché magari ecco, non sappiamo cosa è una cosa, per esempio, cosa è Hugging Face? È questa azienda qua, no? Hugging Face è una società di intelligenza artificiale con sede negli Stati Uniti che sviluppa. Cioè, ragazzi, avete capito? Passiamo subito al tool numero 4. Ok, con il tool numero 4 possiamo effettivamente salvare le conversazioni. Quante volte avete le conversazioni e non vogliamo fare copia e incolla, eccetera? C'è un tool ben specifico. Dovete aggiungerlo come effettivamente plugin. Quindi dovete andare nella vostra finestra di plugin, fare gestione estensioni, poi fai carica estensione non pacchettizzata. Effettivamente dovete caricare questa cartella che vi lascio nei commenti e poi fare seleziona. E voilà, abbiamo ChatGPT download, lo attiviamo e lo vediamo subito qua. Ok, quindi facciamo che ritorniamo su ChatGPT. Questa è la risposta che magari è comoda a me medesimo e voglio salvarla. Faccio refresh perché il plugin si possa effettivamente generare e voilà, guarda, può fare un PNG, un PDF oppure addirittura un link. Addirittura. Quindi proviamo share link e voilà, abbiamo la pagina HTML del link che possiamo inviare a qualcuno magari. Molto, ma molto semplice. Che dire ragazzi, è molto 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 comodo. Passiamo al prossimo tool. Ora, vi ricordate Midjourney? Ho fatto una guida completa in italiano su Midjourney, che è un software che da un testo crea un'immagine veramente molto molto accattivante. Ora, è molto difficile scrivere i prompt, vi ricordate? Quindi andiamo un attimo su Midjourney per capirlo. Ora, è molto difficile scrivere i prompt giusti che creano le arti giuste, ok? Quindi possiamo dire, vedete, alcune volte sono molto 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 lunghi. Allora possiamo dire, per esempio, guarda, prendiamo ispirazione questa di questa borsetta qua. Ok? Quindi possiamo dire a ChatGPT di scriverci questi prompt in modo tale che abbiamo risultati migliori di arte generativa su Midjourney. Andiamo a vedere come effettivamente se la cava. Quindi lo scrivo in inglese. Write a prompt for a text to image AI for a luxury golden bag. Vediamo quello che fa. Voilà ragazzi, vediamo quello che crea. Andiamo su Midjourney e mettiamola alla prova se effettivamente è stata brava o no. Ok, prompt. Luxury e mandiamo invia. Se non avete visto come funziona Midjourney, mi raccomando, recuperatevi i due video che ho fatto su Midjourney. Uno è una guida completa in italiano e l'altra vi spiego come trasformare i vostri selfie in selfie molto 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 carini e artistici. Ok, voilà, sta subitissimo producendo la mia immagine. Vediamo pian piano che si produce 31%. E andiamo, aspettiamo un altro po'. Sempre più definita, sempre più definita, 93%. Intanto questo non so cosa ha creato, ma carino. E voilà, fatto. L'abbiamo qua sotto. Ragazzi, siamo soddisfatti? Siamo soddisfatti? Direi di sì. Direi che siamo molto soddisfatti, molto 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 carini. E poi possiamo essere più specifici e può creare prompt per creare immagini molto più belle, molto più di qualità e molto più, diciamo, aderenti a quello che abbiamo chiesto per Midjourney. Ora il sesto punto è fondamentale, perché quante volte vi è capitato di dover mandare una mail difficile? Ad esempio,
Prendiamo in considerazione un collega, magari un amico, e vogliamo sollecitarlo perché non ha fatto qualcosa, ma lo vogliamo fare in maniera senza offenderlo, insomma, no? E quindi possiamo dire a ChatGPT di mandare questa mail facendogli capire questa cosa senza però offenderlo. Quindi scrivi una mail ad un collega di lavoro dicendogli che dovrebbe rispettare le due date, ma senza farlo sentire in colpa e con tono amichevole. Voilà! Spero che tu stia facendo bene. Allora, qui ha tradotto male all'inglese. Ho notato che ci sono ancora alcune date importanti per il progetto su cui stiamo lavorando che non sono state rispettate. Ti chiedo gentilmente di fare il tuo meglio per rispettare la scadenza e la data per la consegna dei documenti, la scadenza e la data per la presentazione finale. So che possiamo contare sul tuo contributo prezioso e per il successo del progetto. In caso di necessità, non esitare a chiedere supporto, comunicare eventuali problemi, saranno lieti di aiutarti. Allora, mi piace, è già carina, però la voglio con un tono, rifalla con tono informale e cercando di essere più gentile. Ciao collega, spero che tu stia meglio. Voglio solo chiederti un favore. Ho notato che ci sono alcune date importanti per il progetto su cui stiamo lavorando che non sono state rispettate completamente. Ti chiederei di fare il possibile per rispettare la scadenza del ok per la consegna dei documenti, la scadenza del presentazione finale. So che tu sei molto impegnato e mi rendo conto che ci sono molte cose da gestire. Per favore, fammi sapere se hai bisogno di qualche tipo di supporto o se ci sono problemi che posso aiutarti a risolvere. Ragazzi, io sono esperto di comunicazione e vi dico che questa è una comunicazione migliore per stimolare il tuo team a fare il meglio. Non dirgli, uè, ma che stai facendo? Cioè, c'era la data, hai rotto, la prossima volta lo dico a X o Y oppure ti licenzo, qualsiasi. Questa è una mail che va a fondamentalmente dare un input gentile e riconoscendo però il valore. So che tu sei molto impegnato, quindi gli stai dando anche una giustificazione, capito? E quindi si sente più proattivo il collega a far meglio. Ragazzi, sbizzarritevi, perché qui veramente avete un consulente di comunicazione efficace aziendale ottimo, ottimo. Ok, quindi questo è il penultimo tool, ma veramente qui stiamo parlando, se lavorate in team, di qualcosa di eccezionale, ok? Andiamo all'ultimo tool, che effettivamente è il, non il migliore, ma è quello un po' più esuberante. Allora, se vi dicessi che possiamo parlare con ChatGPT e non dobbiamo più scrivere, mi credereste? Fareste bene, perché c'è ChatSistant GPT, ok? Come sempre, il link in descrizione, aggiungi estensione, ok? E questa estensione, allora consentiamo il microfono, ci consente di dire questa frase qua e poi quello che vogliamo chiedergli. Allora, quindi basta che diciamo questa frase qua e poi chiediamo a ChatGPT. Quindi guardate, effettivamente. Hey girl, what does it mean startup? Voilà, l'ha capito. E effettivamente adesso dovrebbe rispondermi. Però, come ogni buon tutorial, non risponde. Oh, questa è la quinta prova e vi giuro che funzionava fino a pochi giorni fa. Adesso probabilmente questo è un problema di OpenAI, cioè GPT che è sovraccaricato in questo momento, però vedrete che effettivamente questa cosa funziona. Vi risponde con una voce testuale tipo robot, ok? E qui possiamo anche mettere, cambiare la voce, ce ne stanno diverse in italiano, eccetera. Ora, spero che questo tool effettivamente funzioni, lo voglio in qualche modo mantenere qua, nonostante è 20 minuti che provo a farlo funzionare, ma non va, perché funzionerà, penso, ok? Quindi o c'è un bug oppure c'è qualcosa che metteranno a posto. In ogni caso è sempre un tool molto interessante. Se il video ti è piaciuto non ti resta che iscriverti al canale. Ti invito, se vuoi supportarmi, di iscrivermi alla newsletter a pagamento, dove rilascerò, ho già rilasciato in realtà oggi, 100 e passa prompt per ChatGPT, per veramente avere una visione a 360 gradi. Detto questo, se effettivamente il video ti è piaciuto, like, commento, anche perché se non commenti poi questo gattino qua morirà. Salviamo il gattino. Detto questo, Silvio Lucchetti, off.